parte numero 33, signori, di questo Watch Dogs 2. Siamo ancora nel DLC Condizioni Umane e sarà questo progresso caustico, nome molto criptico che sinceramente non mi fa pensare a niente se non a qualcosa che ho veramente voglia di giocare. Parliamo con sto tizio. Costano, ho capito chi è. Addio. Ah, Capitan Rottinculo ha deciso di farsi vivo. Ma come, senza il suo circo di stronzi? Auguri. Oh, non fare così. Ehi, bel culetto, porta da bere al mio amico. Solo acqua, grazie. No, birra, due birre. Ah, è in cima alla mia lista degli sculacciabili. Hai visto, al culo da donna. Che gran fico, dai, guarda lì. Ma guarda, pa. Dunque, quelle cicatrici in faccia perché ha un tatuaggio fluo. Che al buio si illumina. Risultato con un sorriso e un complimento. Ecco perché. Ehi, sei stato velocissimo, lo apprezzo molto, grazie. Che persona falsa. Io almeno sono sincera, tu sei un imbroglione. Imbrogli pure tu. Per questo mi hai portato qui. E se ti dicessi che c'è un gruppo di senza tetto per la strada che ha nel corpo delle nanotecnologie sperimentali? Cioè, pensa che scandalo clamoroso e veritoso potreste far scoppiare voi stronzi del DedSec. Un esercito di robo barboni, sei già venuto? Sempre? No. Si chiama Progetto Rises. E tu come fai a saperlo? I primi volontari erano della mia crew. Oh, la tua crew? Erano così nemici e adesso hanno fatto amicizia. Cazzone Club, non parlare mai del Cazzone Club. Noi biohacker siamo fatti tutti così. Ci prendiamo grossi rischi per essere pionieri. Biohacker. Avevamo un sacco di malati e nessun risultato utile. Così ci siamo tirati fuori. E io dovrei credere che Rensens di punto in bianco ha iniziato a rapire i senza tetto. Tipo? I barboni farebbero di tutto pur di accedere a un ambulatorio mobile. Vaffanculo, mi stai trollando. Sono nanotecnologie, trasmettono un segnale tracciabile. 910 MHz. Scansionalo col tuo UHF. Era pure ora, cazzo! Ok, e allora? La tua fialetta trasmette. È stato divertente, Lenny, ma non mi rotolo nel fango insieme a te. Ah, invece sì. Non chiamarmi più. Sei un predatore nato, non puoi resistere! Non pensa su coglioni questa. Benvenuto nel Cazzone Club! Proprio odiosa. Tutta la notte. Devo esaminare le informazioni di Lenny sui senza tetto morti. Meglio da... Lenny si chiamava, Lenny Kravitz. È molto interessata alle nanotecnologie. In tanti pensano che sia il prossimo passo dell'evoluzione umana e delle biomodifiche. Molte aziende del settore le stanno sperimentando. Certo che ne sai proprio un sacco su questa storia. Comunque c'hanno una diversità ste missioni. Oh, la macchinona. C'hanno una diversità ste missioni assurda. Una figata. Teoricamente... Fai un botto di cose, una diversa dall'altra. Bellissimo. Si puoi avere le ali, Branch? Non assillare Josh. E dai, tu non vuoi le ali? Chopin, minchia. No, sai che casino riuscire a indossare dei vestiti con due buchi sulla schiena? No, io voglio i tatuaggi. Questa che è la... il prototipo di Tesla e Porsche? Sarebbe figo. Sarebbe molto figo. Quello sarebbe anche più... Sembrerebbe più Tesla a guardarla. Tecnologia per farlo. C'erano già le Tesla nel 2000... Le Tesla nel 2016? Fanculo. Comunque andiamo nell'accampamento che sicuramente sarà la vietata. Manderemo la polizia, faremo tutte le cose di dovere. Meno guerriglia facciamo, meglio stiamo. Andiamo un po' a vedere. Sono al rifugio dei senza tetto, ragazzi. Parla con i senza tetto. Sì, anche noi ci mettiamo al lavoro. C'è roba buona? No. Tranquillo. Cattiva. La mortalità tra i senza tetto è superiore alla media. C'è stato un picco. Ah, decisamente cattiva. Così, nel mentre loro sentono tramite gli auricolari. Sì, che cosa vuoi? Ciao, ho sentito parlare delle cliniche mobili. Volevo saperne un po' di più. Perché? A occhio puoi permetterti un dottore vero? Beh, è il mio quartiere. Sì, posso. Va bene. Cos'è che puoi raccontarmi?
I dottori sono arrivati un mese fa offrendo dei controlli, vaccini, cose così. Dovevi solo firmare che potevano tenersi le informazioni su di te. In effetti è un po' strano. Forse, non so. E quelli che sono morti erano andati all'ambulatorio? Sì, mi pare. Devi cercare Marty. Lui ci è andato e sembra molto malato. Dove lo trovo? È in uno dei vicoli. Ieri o l'altro ieri si è sdraiato e non si è più rialzato. Comunque è fantastico, perché tipo in 5 minuti non abbiamo fatto ancora nulla in questa missione. Watch Dogs 1, 5 minuti le chiudevamo le missioni. Va bene. Meglio andare a cercare Marty. Dov'è sto Marty? Prima l'assicurazione, poi la macchina. Adesso dovrei anche andare. Che abbiamo qui? Un volantino sulle cure mediche gratis. Che poi per noi italiani è la base, anche se poi andremo tutti piano piano. Sanità a pagamento, però. Sto bene. Dovrebbe. Sei Marty tu? Preoccuparti per me. Ehi. Ti manco detto com'era fisicamente. Sì, sì, però non ci vedo molto bene ora. Vuoi che ti accompagni al pronto soccorso? No, il dottore mi fa stare peggio. Prima di lui stavo bene. Sei andato alla clinica gratuita. E dici che dopo sei peggiorato? L'infermiera ha detto che la puntura mi avrebbe fatto stare male qualche giorno. Forse. Merda, lì non ci torno. Ho visto che ha fatto a Marty e a Joseph. Marty e Joseph. Joe è morta. A Marty manca poco. Dov'è che posso? Fantastico. Sdraiato su un divano qui vicino. Ci si è messo ieri e non si è più alzato. Poveraccio. Coraggio, su. Ho seguito le regole. Mi hanno comunque sbattuto fuori. Che cosa devo fare? Madonna, quanto ubriaco. Comunque, sopra. Yes. Posso accedere da qua? Come faccio a trovare un lavoro? Che cosa dovrei fare? Easy. Buonasera, Marty. Una siringa. Devo cercare una siringa in un cestino giallo. A trovarla. Fortunatamente. Forse laggiù. Il reddito rimane sotto una certa. Qua dentro? Aspetta, sì. Questo telefono non mi costa nulla finché il mio reddito rimane sotto una certa. Finché. Pure $47 aveva. Eccola qui, forse. No. Porca puttana! Nel frattempo. Vabbè, siamo a quel punto della serata dove si disconnette il wifi dal nulla. Sempre così, Se tipo facessi così. Sarebbe meglio? A parte che non mi pare funzioni, però. Si capiscono molte cose sulla. La speranza è l'ultima a morire. La siringa in un cestino giallo. Sì, fra, me ne frega un cazzo del server Ubisoft adesso, onestamente. Ti pare che stia giocando online? Altra cosa, troppo semplice sta missione per ora. Eccoli. Deve succedere qualcosa. Soprattutto. Deve succedere qualcosa perché è troppo easy. Bello, usa la siringa usata. Ah, la disinfetta. Un film cyberpunk. Tizio usando il NetHack. Ho trovato una siringa. Prima uno mi ha detto che è quella che usano all'ambulatorio. Eccellente. Ti sto inviando i dati. Sto aggiornando l'app per scansioni che ti ha fatto vedere Lenny. Potrai usarla per analizzare altre nanotecnologie. Non sarebbe male. Già. Bene. Stanno trasmettendo.
Usa il telefono per scoprire dove sono stati quelli con le nanotecnologie dentro. Più ti avvicini, più il segnale aumenta. Ok. Qua c'è un bel segnale. Forse tu? Hai perso il cane? Hai saputo che già, crede che giochiamo a nascondino. Forza, bello, fai il bravo cagnolino, vieni qui. Magari ritorna da solo. Sì, ma se perde la borsa, chissà dove la va a sotterrare. Ti ha preso la borsa? Che c'era dentro? Ossa di pollo? Ah, beh, non è la mia, è di uno dei dottori. Il cane l'ha, ecco, l'ha presa lui. Pensava fosse un gioco, lo sai come fanno i cani. Sì. Certo. Io non ho un cane, non mi piacciono i cani. Malmenatemi per questo, però così. Aspetta. Ok. Qua c'è del fumo. Ok. Uno dei medici dell'ambulatorio si ritroverà senza borsa. C'è qualcosa di utile? Pettine, gomme, tessera dei mezzi e il badge dello staff completo di codice a barre. Scommetto che questo ci tornerà utile. Ho capito, c'è da seguire il fumo. Vabbè, easy. Andiamo sopra. Questo è Marty. Ha curato? Non ho capito cosa gli abbia fatto, però mi fido. Che siamo a 2 su 3. Il terzo. A parte che è svenuto di brutto e che risulta positivo alle nanotecnologie, ha una ferita da iniezione sul polso. Cosa ci scommetti che gli hanno iniettato dei nanobot dritti nel flusso sanguigno? Non mi stupirebbe. Nemmeno a me, infatti. Bella capriola. È tutto bello, ma dove mi porti? Mi stai facendo fare il giro tondo, maledetto te. Aspetta. Così spreco meno fatica. Ok. Qua l'abbiamo perso, qua l'abbiamo ritrovato. Perfetto, era laggiù. Va bene, ci andiamo. Non è un problema. Che c'è che ti spaventa? Ah, la scatola della home. C'è nessuno? No. Ti sei tradito da solo così? Pensavo che se avessi detto no, avresti capito che non mi va. Va bene. Senti, sto cercando la clinica mobile. No, fermati! Cazzo, cosa? Non farlo! Senti, anche se sei stupido, non te lo meriti mica. Non ci andare. Voglio solo scoprire cosa fanno. Imbrogliano i poveracci dicendo che li curano gratis, ma gli iniettano dei microcosi e poi vedono se vivono o muoiono. Ecco, ora sai tutto. Sono un sacco di informazioni. Però dov'è sta clinica? Pazzo, nemmeno la polizia mi crede. Ma quelli col camice mi hanno sentito e ora vogliono uccidermi.
Per questo te ne stai nascosto nella Batcaverna? Ovvio! No. Se te lo chiedono, non mi hai visto. Va bene. Obiettivo completato, fuggi dalla zona. Cazzo. Classico. Forse Lenny ha ragione. Le nanotecnologie possono curare centinaia di malattie. Diabete, cecità, sordità, autismo e migliorare le nostre abilità naturali. Già, è tutto molto fico. Ma sperimentare sui senza tetto senza alcun rispetto delle regole basilari. Sì, tu lo faresti? Provare no. Le nanotecnologie per... Sì, insomma. Curare il mio autismo. Forse è autistico, Josh. Sarebbe la pena provare. Ma solo se fosse reversibile. Mi piaccio come sono. E magari senza l'Asperger non mi piacerei più. Già, è un'ottima riflessione. Quanto la malattia ti rende ciò che sei? Tanto. Siamo sulla pista giusta. È qui che ricercano le nanotecnologie e non quelle autorizzate. Sono d'accordo. Dobbiamo scoprire chi c'è dietro e farlo smettere subito. Io punterei sull'ambulatorio mobile. Uno dei nostri ha visto degli ambulatori nell'area di Prescott. Ok. Stavo uscendo dalla mappa? Cazzo. Va bene, missione completata, ma mi sa che non è completata come dico io. Appunto, incontra la vedetta alla torre. Sempre stessa missione, progresso caustico. E ci andiamo così. Tanto sì, ci siamo guadagnati follower e tutto quello che vi pare. $18,000, buttali via. Ok, in sella. Si trova più in alto, la cosa mi preoccupa, ma c'è la scaletta, quindi bene così. Attenzione. WKZ. Scesa in picchiata dopo che i dettagli sulla nuova auto biometrica sono stati rivelati dal gruppo di hacker DedSec. Secondo il gruppo, l'auto valuta la tua vita quando deve prendere decisioni, mettendo potenzialmente a rischio autisti e pedoni a causa di un sistema di punteggi arbitrario. Molte organizzazioni per i diritti civili hanno decretato che si tratta di una violazione. Al momento Noodle non ha ancora commentato le accuse. Perfetto, andiamo avanti. Bello vederti. Già, anche per me. Allora dimmi tutto, che hai scoperto? La verità? A me sembra una normalissima clinica medica. Hanno una serie di computer, ovviamente. Mi aspetto che tu possa scoprirne di più hackerando il sistema. I medici hanno tutti dei datapad. Magari anche lì c'è qualcosa. È probabile. Anche al datapad del dottore, però, senza ammazzarsi. Salta. Ok. Sarei morto prima, vabbè. Hackerare a casa mia significa poter fare anche questo. Come Marcus fuori portata, vaffanculo. Mi deve far entrare per forza, ho capito. Chi ce l'ha le chiavi? Ah, ok, c'è... da sbloccarlo lì. Ma come cazzo? Ecco, in realtà... fammi fare una cosa, va. Ma che cosa? Fammi sbloccare il cosino comunque. Poi dopo vediamo come giocarcela. Scusa. Non possiamo perderlo, non ora. Lo so che mi senti. Qualcuno sa che succede? Ah, se loro l'hanno distrutto. Ma vaffanculo. A posto, cammina. Certe cose non le sopporto proprio. Che? Aspetta. Pronto? Aspetta, sto recuperando i dati. Aspetta. Fammi sta qui. Però se ti muovi poi c'è il reset e son cazzi. Che cacchio
succede? Vai via! Accelera, accelera, cazzo, accelera! No, se ne sta andando, no! Ok, aspetta che forse riusciamo a recuperare. Non riusciamo a recuperare, vaffanculo, si è resettato. Oddio. Si è resettato il bastardo. Oh mio... E ti mando la banda, e ciao. Ricevuto, mando uno a fare le pulizie. Grazie. Dimmi dei soldi. Te la sei cercata, zio. Te la sei pienamente cercata. Godo. Umeni e Sons of Ragnarok. Vai. Un attimo, ricarico. Starà sanguinando. Altra banda. No, ma hanno atterrato uno della... Vabbè. Ma sono tornati. Eccoli là. Bello, anche l'Umeni contro la polizia. Ah no, in realtà è rimasto uno solo della banda, che però adesso... Interviene il Brat... Intervengono i Bratva adesso. Te però potrei fare una cosa molto intelligente questa. Ciao. Godo c'è rimasto praticamente nessuno. E però se mi mandi altro Umeni così io sono costretto a fare questo. Posso entrare da qui? Yes. Tanto ormai. Quel che si va a fare si è fatto. E me ne sto qua. Dai, recupera sti dati che devo andarmene, dai. C'è rimasto un Umeni solo? Non è che bordello che ho fatto. Poi me ne vado di là. Fatto. Stanno volando verso di te. Faremo giustizia. Ce l'ho. Non dovrei metterci molto a superare la codifica. Fatto. Sabota le cliniche mobili. Nella sua struttura ci sono diversi senza tetto sotto osservazione. Che devo fa? Mi sa che qua ci devo andare proprio di persona. A questi gli faccio chiudere bottega. Magari uno in meno. Magari uno in meno. Bellissimo. Basta che non ci ricordino davvero o possano identificarci. Sì, è un modo di dire. Ok. Andarmene da qui. La polizia sta cercando di insabbiare tutto. Sì? Ai telegiornali è stato detto di una leggera malattia che colpisce il senza tetto. I cittadini normali non devono preoccuparsi. Certo, a chi importa dei poveracci? Tutte le morti si sono verificate in un raggio di 5 km dalle cliniche. Ci sarà motivo, no? E sono due. Queste sarebbero le cliniche, sì. Clinica mobile. Sono spariti tutti, bellissimo. Non c'è rimasto più nessuno. Meno 3. Datemi una macchina, grazie Umeni. Che non è proprio la polizia, è l'Umeni, che è una cosa diversa. Qua non penso si metterebbe mai contro la polizia. Più qualcosa riguardante appunto la security, ce l'hanno pure scritto.
Ok. Ci vediamo al palazzo della Rensens. Va bene. Comunque, sto gioco più va avanti, più mi piace. È veramente una cosa incredibile. Ok, allora ci vediamo lì. Così proviamo a liberare un po' di persone e a distruggere qualche nanobot. Bel piano. Sì, diciamo che le missioni non sono proprio collegate l'una con l'altra, però ce la facciamo andare bene lo stesso. Anzi, benissimo, direi. Incontriamo Josh. Minchia, oh. In culo proprio. Vabbè. Di qua. San Francisco. E andiamo. Chiaro? No, scuro. Ehi, grazie per avermi fatto venire con te. Sì, non c'è di che. Le nanotech sono fiche. Sarebbe bello vedere cosa stanno facendo. E cioè, sempre che ci sia qualcosa di etico e ma di... Ma dai, ma quanto sei dolce! Ancora Lenny. Grazie, Lenny. Non sapevo di piacerti tanto, ma ti avverto che non mi faccio sculacciare. Non tu, merdone. Il piccolo Mr. Spectrum. Io? Oh? Non parli di me. Nemmeno lui lo puoi sculacciare. Dai, fatti dare un pizzicotto alle chiappe. No, per favore. Povero Josh. Ne ho sempre voluto uno. Ti va di lavorare per me? No. Che cosa vuoi, Lenny? A parte molestare Josh. Ma che due palle che sei. Voglio sempre la stessa cosa. Quello che Rensens nasconde lì dentro. Sono all'avanguardia nel transumanesimo. Anzi, sono oltre. Ma ce le hai le palle, sì o no? Avevo ragione sui senza tetto, giusto? Ti servo. Ho il codice di accesso e so come funzionano i sistemi. Sì? E perché hai chiamato il DedSec? Ho bisogno di scudi umani. Non è molto carino. Non sono molto carina. Con te sì, però. Oh, stai perdendo tempo con questi stronzi. Il punto è che io sono... Ecco, i brividi. Mi serve il braccio e qualcuno che mi dia una mano con l'hacking. E anche se Capitan rotti in culo mi sta sulle ovaie, sa hackerare anche le buste. Sta sulle ovaie. Lusingato. Ok, basta. Lo facciamo, sì o no? Ok, allora... Ho pensato che Josh e io... No, non possiamo rischiare. Il tesorino resta qui. Ma... No, siamo solo io e te. Oppure ti stai cagando addosso? Dopo nemici come prima, vero? Oh, certo che sì! E cos'è questo interesse per Josh? Hm? Sbagliati i sottotitoli, vabbè. Io però volevo vedere le nanotech. Oh, tesoro. Ti farò vedere le nanotecnologie che porto via. Promesso. Che paura. Muoviti, Merdware. Merdware? Via! E va bene. Ciao. Sempre gli occhi spalancati, Josh. Ecco il laboratorio di ricerca. Bene. Oh, mi ferisci, Lenny. Non ci stai bene con me? Non ti illudere. Oh, così mi spezzi il cuore. Peccato. Ah, immagina quante tecnologie hanno... Ok. Oh, bello lì. Ehi, dobbiamo aiutare la gente. Certo, è quello che mi interessa, perché indovina, ne faccio parte. Che gara chiacchiera prima? Io faccio così. Vado troppo in fretta per te. Il tuo povero neurone non ce lo fa. Chissà quanto ti senti solo in quella testa. No, ma grazie. Aspetta. E te mi dai la mano, però. E sbloccalo. Potremmo vivere di più senza la paura di ammalarci. Sono belle parole, ma non me la bevo. Credi che il mondo continuerà così per sempre? Che non stiamo per bruciare il pianeta con le guerre e i rifiuti?
quello sarebbe anche vero. Forse, ma non è quello. Ma anche solo tu, forza. Vogliono inventare giocattoli da vendere ai ricchi e usano le vite dei poveracci per riuscirci. Ok, hackera il computer a destra e apri la porta. Eh certo, vuoi pure che ti ordini una pizza? Che risate, lavora e zitto. No, ti devi far comandare così. Forza, cazzo. Oh, sei bloccato! Cazzo, dai! Ok. Si chiude la porta. No, non si chiude, ok. La mia entrata. Bene, ci serve solo un piano migliore del suo. Il suo non era "prendo tutto quello che mi pare". Mi sembra difficile riuscire a superarlo. Devo scoprire il codice per disattivare i nanobot. Un antidoto, diciamo. E liberare quelli usati come cavie per gli esperimenti. Giusto. E poi distruggere tutta la nanotecnologia che trovo, altrimenti rifaranno tutto da capo. Cancellare i dati della ricerca e tenere d'occhio Lenny. Lenny vuole la loro nanotecnologia per sé. Non mi fido di lei, non la sposti di un centimetro. Ti sconsiglio persino di provarci. Pesa più di te. È assolutamente vero. Non mi sto... Ok, buono. Li chiamiamo. E via. Le nanotecnologie su altra gente solo per farsi due risate. Direi che è assolutamente in linea col suo profilo psicologico. Già, Lenny sputata. Siamo d'accordo. Aspetta, prima che lo distruggano. Hanno davvero dei prigionieri qui dentro? Scusa, soggetti degli esperimenti, cavie, insomma, Cristo. Questo lo sapevamo già. Non ci volevo credere. Che altro hai scoperto? La posizione approssimativa delle nanotecnologie, dove tengono la maggior parte delle ricerche e dove sono i codici per... Ok. Direi che qui ho finito. Ti stai divertendo, DedSec? Da morire. Ma con i morti e le nanotecnologie è uno spasso, guarda. Ma dai. Parti dalla bomba laggiù. Solo perché sono già dentro e sono un hacker migliore di te. Continua a crederci, magari diventa vero. Sì, che è vero, avevo bisogno della tua forza. Muscoli, non cervello. Mi fosse servito quello, lo avrei chiesto al tuo amichetto. A chi? A Josh? Ma che diavolo ha fatto? Ho seriamente temuto che stessi per molestarlo sessualmente. Mi ricorda uno che conoscevo. Uno che bisognava proteggere da tutti gli stronzi di questo mondo. Wow, Lenny, così sei quasi dolce. Ma vaffanculo. Che schifo di donna. Che conosciamo e amiamo. Ok, adesso sono un po' nella merda, ragazzi. Ah, che possiamo fare qui? Assassino. Ho fatto... Segui la persona sbagliata, vabbè. Intrusore Jammer, non so cosa voglia dire, però... Le coordinate sono 10:33. Dove è lo stato? Ok, fategli la guerra. Riesco a usare di nuovo questo? Via. Dio. E ora? Cerca le valvole sul contenitore. Eccole. Ora hackerale e aumenta... Cazzo, m'hanno visto. Ok, robottini. Ora fate boom. Sarà una bella battaglia ora. Fuori uno. Fuori due. Godo, non hai chiamato rinforzi. Madonna, quanto odio le ricariche. Madonna, non durano un cazzo i caricatori qua. Ok, buono. Che fai te? Aspetta che forse sei rimasto solo? Che chiappalo però. Ma meno male avevo preso l'abilità della stabilità. Bene, a posto. C'è più nessuno.
Camperare è stata la soluzione. Aspetta, ma non è che devo fare questo? Evidentemente no. Come faccio a sovraccaricare la pressione? Che vuol dire? Ah, ok, sì, vaffanculo. Lo potevo fare anche col jumper, ho capito. Sono un coglione. Ciao. Tanto, facciamo una cosa, te ne vai a fanculo. Liberiamo i prigionieri? Ok. Ho liberato gli amici. Alcuni sono parecchio confusi. Succede quando dei piccoli robot ti frugano nel cervello. Sistemeremo tutto. Sì, cerca una via di uscita sicura. Le porte devono essere aperte. Ok. Spegniti anche tu. Qua. Vedo. Abbiamo preso il codice. Dobbiamo tornare al campo dei senza tetto e usarlo per salvarli. Ci siamo. Cosa avete per noi? La cura per gli amici all'accampamento dei senza tetto. Dovrebbe disattivare i naniti. Una volta inerti, attraverseranno il corpo senza far danni. Cioè, mi stai dicendo che cagheranno robot? Sei sempre un signore, Wrench. Fammi fare una cosa, fammi stare fermo qua, se possibile. Così fa solo il quadrilatore, che poi davvero potevo farlo. Potevo farlo con... cioè senza muovere un dito, ma vabbè. Un coglione io. Sono sovraccarico, deve mancarne uno solo. Uno. Quante ricerche ci sono volute per questo? Mi rendo conto che sperimentano illegalmente sulla gente e la uccidono. Poche vite in confronto a migliaia, o milioni. Per trovare la cura del diabete o dell'epilessia, o del cancro. Non ci avevi pensato, Boy Scout? Magari sviluppano nanobot che distruggono le cellule cancerogene e impediscono le metastasi. Allora dovrebbero sperimentarle legalmente, come la chemio o tutti gli altri trattamenti contro il cancro. E comunque non è per questo che sei qui. Ah sì? Ne sei sicuro? Come fai a sapere cosa mi spinge? All'improvviso sai leggere nel cervello? Vuoi dire che conosci il mio corpo meglio di me o del mio medico? Che cazzo? Non lo sapevo. No, stronzo, ti prendo un culo. Allora? Ah, qua gli manca ancora un sovraccarico. Via. Se riesci a fare prima di me, distruggerai tutte le ricerche e le nanotecnologie, vero? Puoi contarci. Quello che fanno non è etico. E le tecnologie non funzionano. Uccidono la gente. Se distruggi le ricerche, quella gente sarà morta invano. Ci hai pensato o no? Riattivami la corrente, forza. Ok, via. Non ti lascerò distruggere tutte le nanotecnologie, col cazzo. Perché ti interessano tanto comunque? Oh merda, ho fatto saltare l'allarme, sono un coglione. Chiaramente questo esclude quasi tutti i fessi del DedSec. Ok. Ho distrutto i nanobot e liberato i prigionieri. Ho trovato i server di backup e ho danneggiato tutti i file al loro interno. Ottimo. Ora andiamo via da qui. So la via d'uscita di Lenny. Devi seguire le sue orme e uscirai dal retro. Posso fare in modo che non si accorgano di te. Grazie. Beh, ce l'hanno vicini, dai. Godo. Chi è che ci aspetta qua?
quasi fuori, Marcus. Devi sbrigarti. Merda, riuscirà a scappare! Provo a rallentarla. Bravo, arrivo subito. Lenny non può portar via una tonnellata di nanotecnologie. Non le userebbe tutte su di sé. Ma può usarle sui suoi follower o venderle. Già, senza avvertire... No, aspetta. Ho capito. Dov'è il terminale? L'ho capito. Jumper. Bella sta missione. Mi è piaciuta molto. Ci capisco un cazzo. Ok. Perché non è in terza persona? Perché? Due palle. Sinistra. Dov'è il circuito? Laggiù. Via. Sudata sta missione, oh. Dentro. E via. Sono le nanotech. Tesori di mamma. Posso vederli? È tardi. Ah, ok. Metti il musetto da cucciolo triste. No, e va bene, dai. Ecco. Dai un'occhiata. Wow. Intervieni, Marcus. Le nanotecnologie valgono migliaia di dollari. Ma che tenero. Centinaia di migliaia. Ok, ora la mostra chiude. Devo andare. Ehi, ma che... Mera... Sì. Non l'hai fermata? No. L'hai ingannata per bene. Non si scherza con Otsos. Sembra... battuta di un film di Siska! Cazzo se mi sei mancato! Mettivo per il video di propaganda. Sperimentazioni sui senza tetto, morti, nanotecnologie illegali. Oh sì. Da pazzi. Oh! È disconnesso il microfono, vabbè. Nei prossimi 10 anni vi bombarderanno con le promesse di nanotecnologie. Cure mediche miracolose, trattamenti anti-età, miglioramenti psicologici. Il sogno? Entro il 2040 l'umanità potrà diventare immortale. Il prezzo? Installare un sistema operativo vulnerabile nel vostro corpo e darne il controllo a un'azienda interessata solo a vendere e riparare nanotecnologie. Un'azienda come Rensense. Questa sperimentazione è appena iniziata. E ovviamente ha bisogno di cavie. Rensense ha preso dei reietti, dei senza tetto, dei poveracci e ha iniettato loro nanotecnologie sperimentali. Ha preteso abdicassero per iscritto a qualsiasi diritto legale in cambio di cure mediche gratis. Il DedSec ha caricato tutte le informazioni che ha scoperto nei soliti repository. Dezek gli ha detto la verità. Ora tocca a voi. A posto. Grande Dezek. Missione completata, ragazzi. A sto punto. Nano trionfo.
E tra l'altro le altre operazioni di Elsie sono da sbloccare. E non la trovo. DLC, DLC. Progresso caustico. Eccolo qua. 155.000 follower, che bello. Vabbè, allora le altre due saranno da fare quando avremo completato altre missioni della storia principale. Ci sta, ci sta. Cazzo, quasi un'ora di missione. Abbiamo pure delle abilità. E a questo punto ne approfitto, raga. 11 punti. Ci prendiamo. Non lo so. Va bene. Lo sconto. Bello che tutte le abilità interessanti non sono alla fine, sono all'inizio. 911, dichiari l'emergenza, prego. Qui c'è bisogno subito di aiuto. Subito, mandate gli agenti. Manda sti agenti, tanto non mi avrei mai. Abbiamo la tua posizione, la polizia sta arrivando. Ricevuto, intercetto. Ma perché sono ricercato? Cosa ho fatto, raga? Boh, vabbè. Una stellina, che poi non sono stelline, ma vabbè, un triangolino di ricercato. Non mi hanno ancora perso, vabbè. Che vi devo dire? Vediamo se col boost qualcosa cambia. Niente, anche l'inseguimento così gratuito ci voleva. Aspetta che non sono mica scemo io. Si sta dirigendo dal sospetto. Niente, non ce la faccio a seminarli. Quanto pattinano ste macchine. Agente richiede aiuto. C'è un uomo a terra. Ripeto, unità a terra. Niente, hanno recuperato terreno. Incredibile. Così a caso. E vai di là. Pattinano. Qui li mangio a ripreso. Boh, vabbè. Centrale, ora controlliamo meglio e vediamo se è qui. Di qua. Godo. Oh. Ma hanno fatta sudare, eh? Vabbè, ragazzi, noi ci vediamo alla prossima. Date tutto, bacione. E continuiamo con la storia principale. Avrei voluto continuare col DLC, però evidentemente il gioco non è d'accordo. Ci vediamo alla prossima. Date tutto.